Vuoi sapere l'unica vera scelta che puoi fare in questo momento per cambiare la tua vita? Sono Stefano Montana, creatore del sito web montanabusinessonline.com e in questo video ti mostrerò esattamente qual è la scelta che tu puoi fare ogni giorno per cambiare la tua vita in meglio. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi oggi con un video fondamentale, importantissimo, in quanto vi andrò a mostrare, ti spiegherò direttamente a te in particolare perché devi effettuare una scelta di vita in modo da prendere in mano la tua vita, decidere esattamente cosa vuoi fare ogni giorno della tua vita per i prossimi anni. In modo da proiettarti, ok, verso la persona che tu vuoi essere, che vuoi diventare e che vuoi costruire. Quindi, iniziamo subito con il video che ho scelto per voi per farvi capire esattamente qual è la scelta che tu direttamente devi fare e nessun altro può fare. Quindi, iniziamo con questo video che è bellissimo e soprattutto vi fa capire veramente qual è il problema. E qual è la scelta che voi dovete fare? Che tu devi fare. Sentite la musichetta, un po' così colà, leviamo la pubblicità per favore e ingrandiamo lo schermo. Quindi, vedete subito ci sono due persone, che in verità sono la stessa persona, solo che seguono due vie differenti, due stili di vita differenti, va bene? La to-do list. E l'altro che invece non fa niente sta a guardarsi i film, Netflix, tutto quanto. Ora, in macchina, guardate cosa fa questa persona. Questa ovviamente è una persona comune. Può scegliere tra radio e audiobook, va bene? Ovviamente sarà più bello e più divertente sentirsi la musica, cose del genere, però voi dovete ascoltare gli audiobook. Quindi, queste due persone ovviamente stanno vivendo due vite parallele. Vedete che la persona di destra comunque svolge il lavoro, fa le cose giuste, la persona a sinistra mangia, non lavora, non va in palestra. Adesso che succede? Lo chiamano gli amici e uno attacca, che sarebbe la persona diciamo diligente, che pensa al lavoro prima di tutto, a tenersi in forma, e l'altra che invece va direttamente dagli amici, si ubriaca e se la vedenti ovviamente va a dormire. Il giorno dopo la musica aumenta, ovviamente fanno sempre le stesse cose, quella a destra super salutare, mangia healthy e fa to-do list, tutte le cose che deve fare le fa, audiobook, tutto quanto. Iniziate già a vedere la macchina che si sporca, i brufoli che escono sulla faccia. Il lavoro che si accumula non lo fa, ovviamente va su Facebook. Bravo, vai su Facebook. Adesso quell'altro non va in palestra, ci sono addirittura ragnatele. Abbassiamo un po' il volume, che qua questa musica è anche, ok, anche con questa musica abbastanza forte che mette una certa angoscia. Vedete quella a sinistra piena di brufoli e tutto quanto, si sveglia. Coca-Cola, patatine. L'altro è healthy. Tutti i giorni per un lungo periodo di tempo. Vedete comunque come le due persone, che sono la stessa persona ma con due stili di vita differenti, ovviamente hanno un risultato della vita differente, ok? Uno sovrappeso con i brufoli, tutto sozzo, sporco, e l'altro bello riposato, pompato, quanto anche fisicato. Qui di nuovo vediamo tutte le cose che fa il bravo ragazzo, ovvero il ragazzo che svolge uno stile di vita corretto, e il cattivo ragazzo, tra virgolette, quindi uno stile di vita non buono. Vedete, anche lo schermo del computer è addirittura sporco, tutto il resto. Comunque questo vale sia per le donne sia per gli uomini, quindi è la stessa concezione di stile di vita, va bene? Quindi vedete comunque la differenza che già si nota, e piano piano si accentua sempre di più tra le due tipologie di stile di vita. Adesso arriviamo al risultato finale, quindi al risultato
che questo stile, questi due diversi stili di vita porta. Vedete, a destra bello fisicato, pulito, persona comunque healthy, quindi salutare, l'altra comunque in sovrappeso e ovviamente con una vita che sta andando verso il baratro comunque. Cosa significa la frase finale di questo video? Importantissima: le piccole azioni diventano actions, quindi azioni, le azioni diventano habits, quindi abitudini, e le abitudini diventano il nostro stile di vita, way, ok? La nostra strada, la nostra, diciamo, la scelta appunto che noi vogliamo fare della nostra vita. Quindi non sottovalutate le piccole scelte di ogni giorno, e questo è il senso del video, va bene? Questo è il senso del video, è il senso che vi voglio far capire in quanto a appunto The Slight Edge, che è un libro che vi consiglio assolutamente di leggere. Lo trovate anche tra i libri, i 10 libri consigliati nel video che ho fatto riguardante appunto i migliori 10 libri che dovete leggere assolutamente nella vostra vita, e quindi andate a ritrovare quel video nel mio canale. E The Slight Edge principalmente parla proprio di questo, ovvero le nostre scelte determinano il nostro lifestyle, ok? Quindi il nostro cammino, ok? Il nostro cammino nella vita. Tutto quanto è quindi è come una curva, va bene? Vedete quindi come nel video che vi ho fatto vedere in precedenza ci sono due vie principali. Ovviamente filosofia, attitudine, azioni, risultati, lifestyle. Quindi è tutto correlato alle scelte che voi fate ogni giorno, va bene? Quindi come vedete, se andate vi comportate come l'uomo di sinistra, quindi quello che ha una vita disastrata, diventerete dei falliti, ok? Fallirete in qualsiasi cosa facciate nella vita, come il 95% delle persone, va bene? Mentre il 5% che ha successo ovviamente ha appunto ha la diligenza, ok? Responsabilità, disciplina soprattutto nel seguire, ok, un ideale, uno scopo, un goal, per appunto raggiungere un lifestyle che desidera, quindi uno stile di vita che davvero lo fa sentire bene, lo rende felice, va bene? Soprattutto pay a bigger price in the long run significa principalmente appunto nel lungo termine, ok? Magari tutti i giorni voi non andando in palestra oppure guardando Netflix, film, cose del genere, non vi rendete conto che sono tutti piccoli mattoncini che andate diciamo a costruire verso comunque una vita disastrata, verso il fallimento, va bene? Voi dovete costruire invece dei mattoncini piano piano attraverso azioni che vi aiutino a appunto creare uno stile di vita sotto il punto di vista finanziario, della salute, appunto sviluppo personale, relationships, quindi relazioni, stile di vita in generale. Ragazzi, sembra semplice ma non lo è nella pratica, ok? Perché la cosa più difficile appunto è l'azione, ok? La capacità tutti i giorni di fare le cose che vanno fatte e non mollare fino alla fine, va bene? Perché una cosa che è facile fare è anche facile non farla, ok? Quindi fondamentale questo, The Slight Edge, consigliatissimo. Quindi la disciplina supera di gran lunga la motivazione, va bene? Questo che significa? Quando la motivazione si esaurisce è la disciplina che ti fa andare avanti. Questa è una bella frase che ho trovato che voglio riproporre per farvi capire il concetto che la motivazione, diciamo, è un po' fa parte della vecchia scuola, diciamo, sì, sono motivato, mi vedo i video motivazionali dei miliardari che mi dicono fai questo, così tutti i giorni sono motivato. È vero, può aiutare questa tipologia di video a costruire il nostro mindset, però quello che davvero, davvero ci spinge, il nostro motore, il nostro, comunque la nostra benzina, ok? È la disciplina. Quindi la disciplina intesa come appunto una lista di cose che dobbiamo fare tutti i giorni per ottenere nel lungo termine un risultato che noi desideriamo, va bene? Per esempio, voglio ottenere 10.000 euro al mese, ok, devo fare questo, 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 è importantissimo fare una to-do list,
Andrò ovviamente a spiegare tutto questo anche nei corsi avanzati, gratis a pagamento. Non vi preoccupate, spiegherò tutto perché il mindset, ripeto, è almeno l'80% di tutto il vostro business e di tutta la vostra vita, ok? Non esiste comunque il destino che sta contro di voi, cose del genere, perché ogni azione che voi andate a compiere ogni giorno va proprio. È come un'equazione, è il risultato finale della vostra vita. Quindi prendete in mano la vostra vita, ragazzi, iniziate subito. Disciplina intesa come obiettivo da raggiungere, ok? Va al di là della motivazione, perché? Ok, voglio ottenere six pack, quindi addominali, la tartaruga, cose del genere, devo andare in palestra tutti i giorni, devo fare la dieta, ok? Sono cose che tu devi fare e non puoi, e dalle quali non puoi scappare. Quindi disciplina supera di gran lunga la motivazione, perché voi dovete farlo. Se volete raggiungere il vostro scopo, il vostro obiettivo nella vita, qualsiasi esso sia, voi dovete fare delle determinate cose, va bene? Detto questo, ragazzi, disciplina prima di tutto, e soprattutto tu chi vuoi diventare? Vuoi diventare una persona obesa, con i brufoli, che non si cura, quindi sotto l'aspetto che non lavora, sotto l'aspetto lavorativo, sotto l'aspetto appunto delle relazioni personali, sotto l'aspetto della salute, che è la cosa più importante che noi abbiamo, quindi non potete sottovalutare, oppure vuoi diventare healthy, quindi in salute, bello, prestante. Questo ovviamente vale anche per le donne, non solo per gli uomini, e ovviamente con il lavoro che va fatto lo fate, invece di stare su Facebook come faceva appunto l'omino nel video. Quindi, ragazzi, è molto semplice, sono due vie, la via del successo e la via del fallimento. Quindi per questo dico che la motivazione non è niente se non avete la disciplina di portare a termine appunto gli obiettivi che vi siete prefissati, va bene? Cosa fare quindi? Azione, action, quindi muoversi. Non esistono più scuse, stop alle scuse, quindi stop con la procrastination, quindi non dovete procrastinare, dovete fare le cose che dovete fare. E questo è un consiglio che ti do con il cuore in mano, perché veramente vedo un sacco di persone che sono completamente perse, che non sanno quello che fare nella vita, che strada scegliere, chi seguire, genitori, amici. Quindi, ragazzi, prima di tutto capite bene quello che volete fare e chi volete diventare, va bene? Quindi, ragazzi, questo video è terminato. Io spero vi sia piaciuto, perché veramente è importantissimo, e spero soprattutto vi sia stato utile per capire veramente cosa volete fare e chi volete diventare. Ora ti chiedo di iscriverti al canale, di attivare la campanella delle notifiche di YouTube, mettere un bel mi piace e condividere con tutti quanti, e soprattutto qualsiasi domanda me la fai giù nel video, nei commenti. E soprattutto voglio sapere da te se veramente tu hai qualche obiettivo, quali sono i tuoi obiettivi, ok, nella tua vita, cosa vuoi raggiungere, dove vuoi arrivare, perché, ok, e soprattutto in che modo vorrai farlo, va bene? Ci vediamo al prossimo video. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy.